giorno dopo il ritorno dal Tirolo. Cucini a griglia. Tiferi. Potrei andarti dalla costa qua. Tiferi porcini. La roba secca, questa è prima qualità. Che spettacolo. Ben bello. Senti come canta. E qua, la gente va. Anni mia, mi danno sane di qua. E i porcini secchi. Pensi, vieni qua da papà un attimo, vieni. Dimmi un secondo. Vieni, dimmi un attimo. Non hai neanche visto. Vieni. Adesso andiamo su, Carla, a fare raccolto della cipolla. Veloce, poi dopo. Appena tornata alla montagna, è subito il lavoro, il giorno dopo, appena vangare tutta la terra, guarda che bella uva, nonostante le grandinate che ha preso, due grandinate, dovevo mettergli anche quello lì, perché sennò qua, ma vieni vicino, guarda che grappolo. Ma che grappolo l'uva regina. Spettacolo. Adesso raccogliamo le cipolle. Le rughette le mai ha tutte le verde. Le rughette. Tutte le ha mai. Piace tanto la cipolla, però insomma, ma che roba. Vedete, in bisogno del sevole adesso. Prima che io le vangassa, se a me o là. A funghi in montagna. È bene, no? Bella. Bene, bene, sì. Ho rigato da bere le sevole che era su, era secche, rigato da bere le sevole. Anche qua bisogna stare che si secca bene. Ah, che bene. Questa, qua è un porro, siamo là. Ecco, la siamo lì al sole, insieme ai porcini che le si seccano anche le sevole. Ma fino a vanga tutto, vedo bella. E da ora. Ecco. I moroni non hanno fatto niente, i pomodori e tutti messi mai. Boh, a posto. Sì. Ecco, la cosa delle cipolle. Delle cipolle. Ok. Aspettiamo che arriva Andrea adesso. Siamo nella zona seccaggio. Zona seccaggio pronti per essere imbottigliati. I nostri porcini del Tirolo e di Dobbiaco. Fate spettacolo. Poi abbiamo le cipolle che mi ho raccolto ieri. Le noccioline per fare la nocciolata, guarda. Bene. Mettiamo qua anche queste, in più seccarse. Ah, che spettacolo. Posto, dai. Qui qua fa un primo piano su questo di prima scelta, dai.
qui. Ma che bello. Buoni, ottimi, dai. Raccolto ottimo, ok? Ah, buono. Adesso imbalo nei vasi, uh-huh, e poi metto giù in cantina pronti a essere consumati. Bene.